Benvenuti nella via degli inferi. Questo non è positivo. Ok, mi sono anche seduto su un letto di morte. Beh, ho visto un uomo. Perché è il punto in cui si collega il mondo dei morti a quello dei vivi? Perché letteralmente la gente che è qui ha raccontato e anche con quella foto ha testimoniato del fatto che qua intorno a noi è come se ci fossero delle persone, quindi degli spiriti pronti ad accoglierci. Gli spiriti sono costantemente intorno a noi. Questo è quello che pensiamo. Questa è la via degli inferi. Noi adesso la percorreremo, vi portiamo tutti quanti insieme a noi, praticamente percorriamo una via dove è stata scattata una foto molto particolare, dove si vede esattamente una figura. Questa figura risalta e viene fuori da una delle tombe, perché a destra e sinistra di questa strada è piena di tombe etrusche. Quindi, perché è il punto in cui si collega il mondo dei morti a quello dei vivi? Perché letteralmente la gente che è qui ha raccontato e anche con quella foto ha testimoniato del fatto che qua intorno a noi è come se ci fossero delle persone, quindi degli spiriti pronti ad accoglierci. Noi adesso ci incamminiamo, io e mia madre. Frank probabilmente entrerà in una di quelle tombe. Seguici e mi raccomando, iscriviti al canale in questo momento, lascia un like perché adesso è ora di fare sul serio e vedere cosa c'è in fondo a questa valle, dove tutta sta roba mi sta mettendo un'ansia assurda. Penso anche a voi. Allora ragazzi, stiamo percorrendo adesso la strada e nel percorrere già cominciamo a vedere Che le cos'era sta tombe. voce, ragazzi? Frank! Ah, la sentiamo pure tu? Ha parlato qualcuno? Iniziamo bene. No, ha Davvero? parlato Io ho qualcuno? sentito L'ho sentita qualcosa, però dietro la tua pensavo che era voce. Frank. No, dietro la tua voce l'ho sentita. Ecco, già questa cosa non mi mette tranquillità. Aspetta, aspetta, racconta anche tu prima, che hai sentito prima quando Ah, stavamo è vedendo? vero, Mentre stavamo camminando abbiamo sentito una specie di grido, sembrava un uomo. vediamo se lo riascoltiamo. Ragazzi, intorno a noi Era è pieno di queste catacombe che dentro hanno Guardate come sono. A sinistra c'è il letto, vedete? Queste sono catacombe, alcune appunto familiari, cioè c'erano famiglie dentro. E praticamente sia a sinistra che a destra è praticamente pieno di questi cunicoli dove dentro ci sono i resti, no? Le loro catacombe. Cioè, ragazzi, qua a pochi passi da noi è stata scattata quella foto, dove si vede una persona, un'entità, un fantasma, come lo chiamiamo, che letteralmente spunta fuori da, come se stesse controllando chi arriva. Certo Ma tu sei sicuro che vuoi proseguire? che vuoi Hai proseguire. guardato davanti a te, sì. Ragazzi, andando via avanti, mo vi faccio vedere che succede. Intanto io aspetta, io attiverei il K2 perché secondo me il campo elettromagnetico qua può variare. Cioè, possiamo vedere se magari il campo elettromagnetico, proprio perché c'è sta cosa che sembrano intorno a noi, no? Ok, se c'è qualcuno qui con noi, riesce ad avvicinarsi proprio a noi, perché in questo modo ci fai capire che ci stai accogliendo. Quindi avvicinati a noi, dacci un segno, una risposta. Questo ci farà capire che, come penso, visto che questo posto è la congiunzione tra i morti e i vivi, ma la congiunzione tra i morti e i vivi può accadere in qualsiasi posto, anche a casa vostra, ma qua è proprio un posto di, come se ci fosse stato un culto qua, dove addirittura per loro l'aldilà era un concetto totalmente diverso da noi. C'erano mostri, c'erano cose del genere. Qui si tratta di... Guarda il K2! L'hai visto? Qualcosa Ecco si è adesso. avvicinato a me. Guarda, Guarda, guarda. sta brillando. No, vabbè, eccolo.
Guarda come va, guardalo. Ma io ho sentito dei colpi, voi non l'avete sentiti? Ho sentito due colpi forti, eh? Pensavo che eravate voi. No. Qualcuno ci sta accogliendo. Sì, hanno notato la nostra presenza. Ma lo sai dove ti si sta accendendo? Esattamente sotto al punto della foto. È qua il punto. Ah, è qua. Vero. Sei sicuro che è qua? Perché sì, io poi sì. La faccio il paragone. Sì, sì, c'ha ragione lui. Mo' mi ricordo la foto. È questo il punto. Questo è impressionante. Come vedete il K2, che praticamente funziona rilevando milligauss, che è un'unità sulla scala di misura dell'elettricità. Siccome i fantasmi, tecnicamente, dopo ricerche, ovviamente ricerche che sono basate sul paranormale, è stato capito che loro sono energia, campo elettromagnetico. Quando si è acceso questo vuol dire che qualcuno che è qui si è avvicinato a me. Adesso sai che faccio? Ti do il K2. Ecco. Praticamente. Ecco. Praticamente mi devi mettere in difficoltà, giusto? Perché? Eh sì. Perché? Oh mio Dio, senti che roba qua intorno. Guarda, guarda. Mi sento circondato. Si era acceso adesso? Ok, fammi vedere il posto della foto. Qua sopra. Qua è la foto. Qua. Ho i brividi se penso. Oh. Ok, esattamente vicino al punto della foto quello parte. Ti puoi avvicinare qua per favore? Faccio anche vedere che la mano è aperta. Ti puoi avvicinare a questo strumento per favore con la lucina verde? Se sei qui? Fai come prima? Fai come prima? Fai come prima? Avvicina di là. Eccolo, eccolo, eccolo. Era partito? Lo vedi? Qualcosa è qui. Ok. Perfetto. Proprio in asse con proprio foto. Dove c'è anche una delle loro catacombe. Sì, infatti. Perfetto. Eccola qua. È vero, è vero. Vedi, c'è una catacomba qua. Ti puoi avvicinare, per favore? Eccolo, guarda, guarda, guarda. Qualcuno è vicino alla tomba, come nella foto. Sì. Ok, questo è impressionante. Quello, ragazzi, qua non parte, eh. Stiamo in mezzo a nulla, ragazzi. Non c'è campo elettromagnetico. Ecco. No, vabbè, guarda. Guarda, 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 non c'è campo elettromagnetico qua naturale. È qualcosa di troppo strano. Questo è, guarda che è un evento che viene preso alla. Viene preso alla cosa, no? Alla leggera. In realtà è tanta roba. Praticamente andando avanti, a parte che sembra di entrare veramente in una valle degli inferi, proprio come il nome. Ma Paranormal Family, vi assicuro che i muri che si restringono intorno mentre io vado avanti e sono circondato da tombe sono qualcosa che non vi auguro di vivere, anche se magari se vi piace sicuramente è una bella esperienza, però sicuramente non è... troppi sicuramente, ok? Ok. C'è il rischio di perdersi in mezzo a questi muri che ti stringono e vanno avanti per non so quanto, pieni di tombe. Eh? Come hai visto un uomo? Ho visto un uomo. Ho visto un uomo proprio. La persona proprio? Oh.
visto un uomo. Cioè una persona? È una persona. Dove vai? Chi sei? Sei venuto qui perché siamo venuti qui noi? Ragazzi, sembrava reale, eh? Sembrava vero. Ma non è che era lui che ha urlato? Sembrava vero, sembrava proprio vero. Magari era vero. Infatti è quello che ti sto dire. No, non era, era strano, non poteva essere vero, perché se io vedo te, ti vedo che c'è il giacchetto. Io non ho visto nessun giacchetto. Tu hai visto una sorta come un'ombra, che è? Ho visto come se fosse tipo... come se fosse intorno. Poi te posso spiegare, come se avesse... come se fosse fatto di... corrente. Cioè, capisci che intendo? Un fluido. Cioè, nero, però non che dici, cavolo, è duro. Era volatile. Etereo, però non troppo etereo. Sembrava vero. Che dici, accendiamo una candela? Più avanti, adesso prima ti voglio far vedere delle cose. Probabilmente andiamo da lui. Capite che andiamo da lui? Ho capito. Io, dai. No, che vai avanti tu, non mica mi vuole far passare il caga sotto. No, non ti voglio far passare il caga sotto, però fammi divertire. Ah, ok. Ok, mi sono anche seduto su un letto di morte. È un'esperienza molto molto particolare. Ovviamente non voglio mancare di rispetto a loro, però anzi, visto che sono dimenticati, magari sono anche felici. Può darsi. Per ora non hanno reagito male. Che dici, Simo, com'è là? È bello, pieno dei buchi. E ce n'è una a altezza naturale, praticamente. Cioè, c'è una tomba. Le case dei mortali producevano i letti. Hai visto, c'è il soffitto, cioè quelle erano le case dei morti, perché loro ci dovevano passare l'eternità. Io non riesco più a dimenticarmi quello. Quello che hai visto è bello pesante. Non so dove è andato. Là non c'è. È per quello che ora ci dividiamo. Qualcuno di noi sarà fortunato, qualcun altro un po' meno. Allora io metterò la telecamera fissa. Devo assolutamente rivedere quel coso. Sì. Devo capire chi è. Cosa è? Cosa è soprattutto? Non c'aveva la pelle. Ve l'assicuro che non aveva la pelle. A me mi dai una tranquillità a sti posti. E che ho fatto? Niente. Ho detto la verità. Cioè, il pensiero che adesso ci dobbiamo dividere. Non si sa se magari lui... Sabrina, sei nella valle degli inferi. È quello che mi sei nella valle degli inferi. Capito dove sei? Nella fottuta valle degli inferi. È colpa mia. Ce l'ho portata io. Sì. È colpa mia. Ragazzi. È lui che mi ha portato qui, capito? Tutti dislike sul suo canale. No. Ok, voi ridete, io ho appena visto un tizio prima. Ok, quello perfetto. Mi preoccupo. Dobbiamo andare là poi, Andiamo. Anzi, adesso lascio la telecamera fissa per vedere se qua ci ripassa. Però io voglio andare fino in fondo. Ci sei? Vuoi farmi del male? Dimmi se vuoi farmi del male. Sto venendo incontro. Sei un antico etrusco? O sei morto più recentemente? Ragazzi, occhi aperti a casa, che quello che non vedo io dal vivo lo vedete voi e lo scrivete nei commenti. Volete che tiro fuori gli strumenti? Se vedete una sagoma, ditemelo. Ovviamente io non lo sentirò, e se non la vedo, probabilmente qualcosa mi vuole far del male, non me ne accorgo. O forse no. Ci sei? Fatti vedere ancora, dai. Potrebbe uscire fuori da un momento all'altro. Oh, pensavo fosse un teschio. Anche se qua è pieno di teschi sottoterra.
qualcuno lì. Cos'era? Ragazzi! Ragazzi, qualcuno ha parlato dal fondo! Che ansia! L'ho sentito! Qualcuno ha parlato dal fondo! L'ho sentito pure io! Cos'era? Ragazzi! Cos'era? Ragazzi! Cos'era? Ragazzi! Cos'era? Ragazzi! Cos'era? Ragazzi! Ragazzi! Beh, ho visto un uomo! Eh? Come hai visto un uomo?